fuori dalle mappe, più poveri, più inquinati e ancora tecnologia per la sanità africana. Questa è Newsroom, le nostre notizie dal mondo. Per staccare la spina da studio e lavoro, tutti sogniamo una vacanza che ci permetta di rilassarci e goderci un po' di meritato riposo. C'è però un aspetto da tenere sempre in considerazione: il portafogli. Noi di Pop News abbiamo chiesto alla travel blogger Manuela Vitulli qualche consiglio su come risparmiare. Per cercare di fare un viaggio a un budget, diciamo, oltre ovviamente alla scelta della meta, sicuramente una cosa che io consiglio tanto è di valutare più che hotel delle case vacanza che abbiano anche un piano cottura all'interno, in modo che si possa fare la spesa e quindi abbattere, non dico tutti i giorni, però su una settimana ad esempio, abbattere i costi di 3-4 cene, al di là del fatto che di solito questo tipo di formula costa molto di meno rispetto all'hotel perché ha dei servizi differenti, quindi dei costi differenti. Si cerca di partire in gruppo, quindi magari abbattere i costi anche della macchina o di tante spese, ad esempio se si prenota un tour in barca, se sei in gruppo ovviamente i costi sono più bassi. Mare o montagna? Anche l'Italia offre mete dai prezzi contenuti. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha analizzato le sistematiche differenze di inquinamento atmosferico tra le diverse comunità della capitale inglese. I dati evidenziano come le persone di etnia nera o mista abbiano maggiori probabilità di vivere nei luoghi più inquinati. Durante il primo decennio di questo secolo, il divario tra l'inquinamento atmosferico in luoghi più o meno svantaggiati è aumentato. Ci sono ampie prove che l'inquinamento atmosferico può portare a neonati pretermine e sottopeso alla nascita. Inoltre, un nuovo rapporto di Asthma e Lunghi UK evidenzia una peggiore salute polmonare tra le persone più povere del Regno Unito. La correlazione tra povertà, inquinamento e rischi per la salute potrebbe dunque essere sempre più evidente. Utilizzare la tecnologia per migliorare le catene di approvvigionamento. Questo è alla base dell'operato di numerose start-up sanitarie africane, unite nell'obiettivo di garantire che le persone nelle aree urbane o nelle comunità rurali abbiano un accesso migliore e più sicuro ai dispositivi sanitari. I risultati del rapporto 2023 di Salient Advisory mostrano come i governi africani stiano collaborando con gli innovatori della filiera sanitaria per risolvere le sfide a lungo termine in merito a disponibilità, accessibilità e qualità dei prodotti sanitari nella sanità pubblica. Monitorando quasi 350 innovatori in 27 paesi, il rapporto infatti stabilisce che le catene di approvvigionamento della sanità pubblica in tutto il continente sono sotto pressione e sovraccaricate, lasciando alla maggior parte degli africani poca scelta se non quella di procurarsi i prodotti da innovatori sanitari privati. Il problema è che l'offerta sanitaria privata è frammentata dalla produzione alla distribuzione, con un impatto in ultima analisi su prezzo, disponibilità e qualità.